Ciao ragazzi, ciao a tutti. E allora, ritorniamo a spolverare per l'ennesima volta questa parte del canale, quindi questo filone dedicato al manga. Perché? Perché effettivamente ho abbandonato questo filone per diversi mesi, soprattutto per un fatto di mancanza di volontà nel volerlo continuare, quindi mancato interesse proprio da parte mia nel voler condividere con voi queste cose, a motivo sempre dei risultati, perché quello è quello che determina poi l'incentivazione, no, per portare avanti un progetto, ma anche a motivo degli impegni lavorativi. Dunque, però, per chi mi conosce lo sa, io sono uno che, al di là del risultato che può essere soddisfacente o deludente, non sono uno che ama lasciare le cose sospese a metà. Quindi, essendo arrivati adesso al volume 17, al volume 18, ecco, sono altri 4 volumi che restano, quindi voglio dire, ho già portato più della metà dell'opera, quindi portarla a compimento mi sembra comunque doveroso, non solo per leggere io effettivamente la storia poi come si conclude, ma mi sembra doveroso anche nei riguardi vostri, di chi ha guardato questi video dal principio e chi comunque ha commentato tutti i volumi che abbiamo letto insieme, comunque li abbiamo analizzati insieme. Quindi ecco, io mi sento in obbligo e in dovere di volerlo e volerlo portare a compimento questo filone. Detto questo, ragazzi, concludo questa parte iniziale, quindi abbiate pazienza se ci impiego un po', ma i tempi purtroppo sono quelli che sono. È ovvio che se mi arriva un meet la priorità sarà sempre il meet, su questo non ci piove, però ecco, a tempo debito cercherò di portare il più velocemente possibile anche gli altri volumi letti e analizzarli insieme a voi. Dunque, io direi che possiamo iniziare. Come sempre, già vi anticipo che non so questo video quanto verrà lungo, perché anche per questo volume 17 diciamo che ci sono un bel po' di cose da dire, e quindi niente, io direi di iniziare subito dal primissimo capitolo di questo 17° volume. E allora ragazzi, iniziamo subito. Dunque, come vi dicevo, il volume 17 contiene 6 capitoli. Dunque, il primo capitolo si intitola Ai piedi dello Sharasoshu, seconda parte. Effettivamente questa è la seconda parte, ovviamente, dell'ultimo capitolo del volume 16, no? È ovvio. Dunque, qui abbiamo, quindi questo primo capitolo comprende effettivamente proprio lo scontro, quindi qua si entra proprio nel clou della battaglia, lo scontro tra Virgo e i tre rinnegati, che portati all'interno del giardino degli alberi gemelli. Quindi qua abbiamo proprio lo scontro tra i quattro. Devo dire che per quanto riguarda questo primo capitolo ho riscontrato una certa fedeltà tra le due opere, quindi quella cartacea, quindi questa, con quello che poi ci è stato riproposto nell'anime. Quindi una buona fedeltà c'è, sia per quanto riguarda la sceneggiatura, sia per quanto riguarda i dialoghi e tutto il resto. È ovvio che c'è sempre qualche piccola differenza, perché l'anime comunque deve essere dinamico, quindi ci può stare sempre quella battuta in più o leggermente differente da come la si legge nel manga, ma a tutto tondo, ripeto, la fedeltà dell'anime al manga c'è stata. È ovvio che, come vi ho appena detto, ci sono delle piccole differenze. Mi si sta scollando pure la copertina. Alla fine di questo filone, ragazzi, vi metterò il link di PayPal del mio PayPal, così mi aiuterete a comprare la collana da capo. E allora, delle piccole differenze ci sono, ripeto, ad esempio un dettaglio che poi tanto dettaglio io non chiamerei, è che durante questo scontro Saga rivela effettivamente a Shaka qual era il vero obiettivo del loro essere tornati in vita, e lo dice proprio in questa pagina. Dice già tutto questo per Atena, perché si stava riferendo
stava parlando con gli altri due cavalieri rinnegati, quindi con Shure Camus, e dice: perché regni l'amore e la giustizia sulla terra. Dunque diciamo che lo scopo di questo, del loro intento qui, non dico che viene subito rivelato, perché comunque siamo dovuti arrivare fino alla sesta casa anche qui, però almeno ecco, è stato rivelato in maniera più sbrigativa rispetto all'anime, dove invece bisognava attendere l'arrivo di Scion lì alla statua di Atena e rivelare poi la verità ai cavalieri di bronzo. Quindi questa per me comunque è una prima differenza, ma da un valore abbastanza importante. Un altro punto che a me è piaciuto molto qui nel manga, perché qui il pensiero di Virgo da quando era bambino, mentre parlava con il Buddha sul destino dell'uomo in generale, ecco, qui viene descritto in maniera meno aulica rispetto all'anime, quindi diciamo che è anche più comprensibile quello che si va a leggere qui in questo capitolo. Andando poi qualche pagina più avanti, un altro punto che mi piace molto riguarda sempre il Buddha, che rivolgendosi sempre a Virgo gli dice, Virgo sempre da bambino, che se lui avesse superato il concetto della morte, ecco, sarebbe diventato sicuramente l'uomo più vicino a Dio. Ed ecco perché poi nell'anime viene detto questo di Virgo, diciamo che viene detto già forse da lei, o non ricordo, quando mette in guardia i ragazzi che stavano superando la quinta casa, e insomma comunque c'era questa nomea che Virgo si portava già addosso di suo, di essere l'uomo più vicino agli dèi o a Dio stesso. E poi ragazzi, in ultimo, per concludere questo primo capitolo, mi piace molto ciò che lo stesso Virgo poi realizza quando subisce la Athena Exclamation, quindi ciò che sono le sue emozioni, le sensazioni, la vita, e quindi mi piace molto, ripeto, come viene descritto qui nel manga, perché nell'anime certe volte il pensiero resta lo stesso, ma per una forma più cavalleresca, più epica, più poetica, come sempre è stato Senseiya nella sua versione animata. Ecco, nell'anime viene tutto arricchito con parole che magari certe volte non sono proprio del tutto comprensibili, mentre invece nel manga è tutto molto più diretto, chiaro e semplificato. Ragazzi, queste sono le cose che io ho potuto notare di questo primo capitolo. Non credo ci sia molto da commentare, almeno per quanto mi riguarda, oltre le cose che vi ho citato non credo di dovervi dire altro, e quindi io direi che posso passare anche al secondo capitolo. Allora ragazzi, per quanto riguarda adesso il secondo capitolo, che si intitola Lo affido ad Atena, devo dire che questo capitolo veramente è molto piccolo, ma anche qui l'anime gli è stata abbastanza fedele, fatta eccezione per un dettaglio che non vi cito adesso, anche se è già presente in questo capitolo, ma forse era presente anche nell'ultimo volume, il 16, non me lo ricordo più, ma comunque in questo capitolo c'è un dettaglio che stona e che fa la differenza tra l'anime e il manga, ma non è ancora il caso, ripeto, da parte mia di farvi notare questo dettaglio, ve lo dirò dopo. Comunque, ritornando a questo secondo capitolo, ripeto che è molto piccolo, anche qui l'anime è stata abbastanza fedele, e in effetti qui abbiamo il ritorno alla sesta casa della triade degli Specter, che stava appunto uscendo dal giardino degli alberi gemelli, e dove lo stesso Saga poi consegna a Mu il rosario che era di Virgo. Ecco, arriva pure Scorpio, attacca i rinnegati, fino a quando poi lo stesso Saga si stanca, perché dovevano comunque proseguire il loro percorso, e quindi attacca Milo con il Galaxian Explosion. E qui Milo dice, non ricordo se lo dice pure nell'anime, ma questo dettaglio mi ha fatto sorridere più di tutto il capitolo, e qui Milo dice: quello era il colpo mortale di Saga, se uno mi avesse avvisato sarei stato colpito in pieno, il Galaxian Explosion. E a me mi sembra che effettivamente lui sia stato colpito in pieno, quindi se per lui questo non significa, quindi per Milo questo non significa essere stato colpito in pieno, ma
quindi essere colpito in pieno, lui che cosa intende in effetti? Non lo so. E insomma, ragazzi, questa era l'unica cosa un po' più divertente di questo capitolo che volevo condividere con voi. Quindi altre cose, ripeto, non ce ne sono da dire per il momento, almeno da parte mia, quindi passiamo anche al terzo capitolo. E allora, passando così al terzo capitolo, che si intitola La mortale decisione di Atena, dunque questo capitolo devo dire che riserva delle belle sorprese, ovviamente omesse dall'anime. Quindi qui adesso che cosa succede? Che ha inizio la battaglia, quindi lo scontro tra le due triadi, quindi con l'Atena Exclamation, e lo scontro dura e va avanti fino a quando lo stesso Saga non si accorge che una persona estranea si è unita a quello scontro, posizionandosi dietro la triade dorata. Con grande stupore di tutti vediamo che è Sirio. Ovviamente solo ed esclusivamente Sirio. Dunque lo stesso Sirio, non prestando ascolto ai suggerimenti e alle richieste ricevute sia dalla triade dorata che dai tre rinnegati, quindi di farsi da parte, di allontanarsi per non rischiare di rimanere travolto e ucciso dall'esplosione che quel piccolo Big Bang comunque avrebbe causato, ovvero la distruzione totale dell'intero grande tempio, ecco, non curante di questo, concentra il suo cosmo e grazie al drago nascente evita comunque la mega esplosione. Evita la mega esplosione, ma ovviamente una, diciamo, esplosione più ridimensionata c'è, e praticamente di Sirio dopo questa esplosione si perdono le tracce, non si sa che fine abbia fatto. Nel frattempo poi vediamo quando l'esplosione ormai, diciamo che le acque si sono un attimino calmate, la stessa Atena tramite cosmo, questo come succede effettivamente anche nell'anime, tramite il suo cosmo si mette in contatto con prima chiede a Canon di recarsi nella sala del grande sacerdote e recuperare un oggetto lasciato lì 13 anni prima da Saga sotto al trono. Dopodiché poi si mette in contatto, ripeto, con i cavalieri d'oro, con i tre cavalieri d'oro, e chiede a loro un favore, ovvero portare al suo cospetto appunto la triade dei rinnegati. In tutto questo comunque vediamo che poi finalmente anche Shun e Yoga arrivano ai piedi della prima casa, e qui Yoga comunque ha un brutto presentimento che riguarda Atena. Ora, il fatto che loro in questo momento della storia, quindi dello svolgersi della battaglia, siano arrivati adesso ai piedi della prima casa, ecco, questa è anche una differenza con quello che invece abbiamo visto nell'anime, perché nell'anime, ripeto, i quattro cavalieri di bronzo erano presenti tutti e quattro al momento dell'Atena Exclamation, e sono stati entrambi, quindi tutti e quattro, a bloccare la distruzione di tutto il grande tempio, tranne che per la casa della Vergine, che ovviamente non ha avuto scampo. Però c'erano tutti e quattro, vi ricordate, i quattro cavalieri che comunque, bruciando il cosmo, le loro armature, le V2 danneggiate, quindi broken, diventano addirittura Pog. Ecco, qui invece vediamo che dopo quello che è successo, quindi solo Sirio è riuscito a fermare questa Atena Exclamation, ecco, Yoga e Shun adesso sono arrivati ai piedi della prima casa, ripeto. Poi, continuando ancora con la lettura, un'altra bella differenza, quindi un altro sorpresone, come vi dicevo, questo terzo capitolo è bello pregno di sorprese, è che dopo l'arrivo di Shun e Yoga alla prima casa, finalmente vediamo anche Seiya che fine avesse fatto. L'avevamo lasciato alla prima casa dove Musen era sbarazzato, ma mentre nell'anime lo vediamo precipitare, quindi risvegliarsi nell'arena, qui invece si ritrova sullo Star Hill, quindi effettivamente all'altura delle stelle. E anche questa, ripeto, è una differenza sostanziale con l'anime. Effettivamente poi, andando più avanti, vediamo che finalmente la triade dorata ha portato a cospetto di Atena la triade dei rinnegati, no? Quindi i tre rinnegati,
E mi ha fatto morire tantissimo l'espressione di Saori. Dov'è che sta l'espressione di Saori nel guardare dall'alto in basso questi tre poveretti disgraziati, proprio con tutta l'aria di superficialità, con tutta l'aria che può avere una divinità come lei, quindi proprio con una certa aria anche di sdegno. Ma mi ha fatto morire quando ho visto così. Lo so che non è bello, però non lo so, è perché per quanto io voglia bene a Saori, però certe volte ciò che si dice sul suo conto è anche vero, ecco, proprio quell'area di superiorità. E insomma, ragazzi, continuiamo ancora andando avanti, ma arrivando proprio alla fine di questo terzo capitolo, e quindi ritorniamo di nuovo all'altura delle stelle, dove non solo Yoga, perché poi succede che praticamente Atena si uccide, no? con la daga, mi sembra si chiami il pugnale, quella che riesce a ammazzare gli dèi, e quindi praticamente il cosmo troncato di Saori lo avvertono tutti, di conseguenza lo avverte Shun, lo avverte Yoga e lo avverte pure Pegasus, che ancora si trova sullo Star Hill, quindi sull'altura delle stelle, perché si era risvegliato proprio in quel momento, e dunque avverte anche lui questo scossone. Dunque, ragazzi, credo che abbiamo visto tante tante belle differenze sostanziali tra questo capitolo, quindi questo terzo capitolo del 17° volume, con quello che ci è stato proposto invece nell'anime, e vorrei capire perché questa differenza, perché se ad esempio qui nel manga c'era solo Dragone alla sesta casa e ha partecipato da solo e ha scongiurato da solo la distruzione del grande tempio, perché invece poi nell'anime sono dovuti intervenire tutti e quattro i cavalieri di bronzo? Cioè, perché questa differenza? È vero che nel manga stiamo vedendo una partecipazione più ridotta, almeno per quanto riguarda la parte santuario e il capitolo santuario, una partecipazione veramente ridotta ai minimi termini dei cavalieri di bronzo. Si sta dando molta più luce, molta più visibilità agli Specter, quindi ai rinnegati e ai cavalieri d'oro. Però a questo punto voglio dire, perché l'anime ha voluto invece stravolgere anche in questo caso questa parte del manga? Probabilmente, ecco, anche Dragone, visto che io mi ricordo sempre della mia classifica che io ho fatto sui cavalieri più forti di bronzo, ma stando a quello che ho visto nell'anime, però non nel manga, quindi almeno ho questa attenuante, mi posso appellare a questo, ecco, quindi si può dire che Dragone probabilmente con questo qualche posizione nella classifica l'avrebbe scalata, avendo appreso adesso che è stato solo lui l'artefice di riuscire ad evitare, a scongiurare la catastrofe totale del grande tempio. E insomma, secondo voi perché hanno fatto queste differenze, hanno scelto quel modo anziché seguire passo passo il manga? Questo non lo so, spero che voi mi sappiate dare qualche domanda. E dunque, detto anche questo, ragazzi, chiudiamo con il terzo capitolo, che è stato bello, ripeto, vedere tutte queste succulenti novità, e quindi passiamo adesso al quarto. Per quanto riguarda invece adesso il quarto capitolo, che devo dire anche questo è stato un capitolo abbastanza piccolo, il capitolo si intitola Il Clot di Atena. Dunque, che cosa succede? Inizia questo capitolo con Seiya che urla: la signorina Saori è morta, e quindi ci mostra quello che effettivamente Saori aveva fatto, no? Ovvero uccidersi da sola, almeno qui sembra che è così, uccidersi da sola con la daga, quindi il pugnale, quello là che uccide le divinità, ammazza gli dèi, e niente, quindi la divinità si era tolta la vita. Devo dire che in questo piccolo capitolo più o meno a tutto tondo è stato riportato in maniera alquanto fedele anche dall'anime. Ripeto, ci saranno sempre delle differenze meno importanti, più importanti, ma qualche piccola differenza la si troverà sempre, ma tra le due opere, ma a tutto tondo, ecco, ripeto, l'anime è stato abbastanza coerente anche con questo piccolo capitolo. Dunque, che cosa succede? Oltre al fatto che Atena si toglie la vita, succede anche che poi Radamante viene ripreso da Pandora, perché aveva disobbedito all'ordine impartitogli da Pandora e da Ade, principalmente il fatto di non inviare al grande tempio altri Specter oltre i sei rinnegati,
e quindi lui aveva disobbedito a questo ordine, quindi viene punito. Cioè anche qui la situazione è la stessa, identica di quella vista nell'anime. Ed è così anche identica e stessa la situazione che vediamo quando Sion arriva lì alla statua di Atena dove trova i quattro cavalieri di bronzo, quindi risveglia l'armatura della divinità e poi grazie al sangue di Atena, come sappiamo, risveglia anche i quattro, cioè risveglia, rigenera i quattro clot dei cavalieri di bronzo. Ecco, qui ad esempio c'è una differenza. La differenza qual è? La differenza è che mentre vabbè, Sion poi racconta ai ragazzi effettivamente la verità sul loro ritorno, eccetera, eccetera, ma per quanto riguarda i Clot, vediamo che mentre nell'anime i Clot vengono indossati, quindi queste V2 Broken sono già indossate dai rispettivi cavalieri, perché ripeto, le abbiamo visti dall'inizio alla fine delle 12 case, qui invece no. Qui a indossare le clot sono solo unicamente Pegasus e Dragone, mentre invece quella di Cigno e Andromeda, essendo arrivati in quel momento al Grande Tempio, erano ancora rinchiusi questi clot nei Pandora Box. Ma al momento che poi si aprono i Pandora Box, vediamo che le armature hanno già subito la loro evoluzione, quindi passando dalla versione V2 alla versione V3. E niente ragazzi, così si conclude anche questo quarto e piccolissimo capitolo. Quindi ripeto, l'unica differenza sta nel fatto di chi indossava o chi non indossava questi clot durante la rigenerazione avvenuta da Sion tramite il sangue di Atena. Quindi io non ho altro da aggiungere per quanto riguarda questo capitolo, direi che possiamo passare al quinto. Ovviamente se voi avete da aggiungere delle cose lasciate sempre i commenti sotto, ma comunque passiamo anche al quinto capitolo. Insomma, tornando al quinto capitolo che si intitola Andate nuovi clot, dunque devo dire che anche questo capitolo più o meno, ecco, l'anime gli è stato fedele, ma anche qui c'è una piccola differenza. Allora, effettivamente qui vediamo nella fattispecie, nella loro totalità, questi clot diventare V3. Ed è bello leggere anche quando Sion, perdonatemi, quindi quando Sion dice che questi effettivamente sono in assoluto i clot più forti, perché appunto sono stati bagnati con il sangue della dea Atena. Dopodiché poi qui c'è una differenza con quello che invece vediamo nell'anime, perché? Perché succede che una volta che i clot sono stati rigenerati, una volta che i cavalieri di bronzo, quindi quattro cavalieri di bronzo, hanno impugnato, hanno preso l'armatura di Atena e partono in direzione del castello di Ade, ecco qui già Sion inizia a scomparire, quindi quasi come ad evaporare. Solo quasi ad evaporazione, quindi a scomparsa totale, arriva dopo il lacrime, diciamo che lo saluta a modo suo, mentre invece così non è nell'anime, perché nell'anime vediamo che entrambi stanno vicini, sono vicini lì alla statua di Atena, perché Sion, perché dopo arriva da lui e lo vediamo che comunque c'è ancora un dialogo tra di loro e poi inizia comunque, quindi c'è un saluto reciproco tra di loro. E poi Sion inizia pian piano a sparire, quindi ad evaporare. Qui invece arriva, si vede qui, vabbè, vi lascio comunque la scan, ma si vede qui comunque che diciamo è l'aura di Sion ormai scomparso, no? Quindi quella sorta di nebbiolina, di cosmo, di residui del suo cosmo. E quindi è un peccato perché lui non è riuscito, qui lo si vede ancora meglio, più sotto, vedete? Vabbè che comunque vi ho lasciato pure la screen della pagina precedente, e quindi è peccato perché lui arriva qui quando Sion ormai già era andato. E niente ragazzi, questo è tutto ciò che vi posso dire per quanto riguarda questo capitolo, ripeto, un capitolo abbastanza breve, più o meno lineare,
con l'anime, quindi l'anime più o meno è stato lineare con questo capitolo, e solo questo dettaglio diverso io ho colto, e quindi ecco che ve l'ho portato alla vostra attenzione. E dunque, arrivando così anche all'ultimo capitolo di questo volume, quindi il sesto, che si intitola Il portale del mondo dei morti. E allora c'è da dire che anche questo capitolo, diciamo che in parte l'anime gli è fedele, in altra parte no. Quindi ci ritroviamo di nuovo nel castello di Ade con la triade dei rinnegati al cospetto di Pandora, ormai stanchi e senza più forze, e Pandora ancora che sta lì insistentemente a chiedere dov'è che fosse finito, dov'è che avessero messo il corpo di Atena, visto che nel lenzuolo comunque non c'era. E devo dire che forse anche nell'anime è così, ora non ricordo alla perfezione, però leggendo queste vignette mi è sorto un dubbio, perché all'ennesima richiesta di Pandora, appunto, dov'è che fosse finito il corpo di Atena, Saga risponde in questo modo: Atena è una dea, ma il suo corpo è umano. È un essere umano, quando muore di regola si reca nel mondo dei morti, giusto? E Pandora risponde: maledizione, ripeti ancora la stessa cosa. Ora, guardando anche la reazione di Pandora ancora a queste parole, infatti le leggiamo insieme, e dice: ma Atena, può darsi che Atena di sua volontà abbia scelto di morire e che si sia diretta verso il mondo dei morti. Poi dice: un attimo, se quello che dice Saga è vero, ha intenzione di uccidere il signore Ade a costo della sua vita? Ecco, visto che lei ci è arrivata in effetti, perché lo sappiamo che l'intento di Atena qual era nel momento in cui si è tolta la vita, quindi non è che Saga qui è stato traditore per l'ennesima volta, quindi ha tradito Atena, perché ha rivelato il fatto che lei stesse scendendo negli inferi. Qui dice sì, una volta quando una persona muore si reca lì, però forse non sapeva lui che Atena voleva ritornare da viva, però, quindi sfruttando l'ottavo senso, nel regno dei morti. Comunque praticamente Saga l'ha tradita Atena, perché ha rivelato a Pandora il fatto che lei si trovasse nel regno dei morti, quindi una volta morta sarebbe andata di conseguenza e di seguito nel regno degli inferi. Ecco, quindi secondo voi Saga è stato traditore anche in questa circostanza, stando ovviamente a quello che vi ho fatto leggere sul manga? E dunque, proseguendo ancora con questo sesto capitolo, dopo che cosa succede? Succede che usciamo dal castello di Ade, quindi ci troviamo ancora proprio fuori dal castello di Ade, dove c'era quella voragine. Vi ricordate in qualche capitolo precedente, dove già Radamante ci aveva buttato dentro Fish e Cancer? Ecco, e allora che cosa succede? Succede che ci troviamo, ripeto, fuori dal castello di Ade, e Radamante sta combattendo con i tre cavalieri d'oro, quindi con Milo, con Aiolia e con Mu. Ecco, qui ad esempio mi sembra che ci sia una differenza rispetto a quello che invece viene detto, anzi che non viene detto nell'anime, perché nell'anime si vede solo questa barriera gialla che circonda il castello. Qui invece viene proprio detto dallo stesso Radamante il fatto che ci fosse questa protezione, quindi questa barriera eretta dallo stesso Ade per difendere il suo castello, e che questa barriera faceva sì di ridurre il cosmo dei Cavalieri d'Oro nemmeno a un decimo della loro forza, e quindi era tutto inutile quello che loro stavano tentando di fare. E poi vediamo, quindi qua lo dice che c'era quella barriera, non come nell'anime che invece viene omesso questo particolare, se non ricordo male non viene proprio detto, e anzi offende anche i Cavalieri d'Oro: non siete buoni, i Cavalieri d'Oro, la vostra reputazione è meritata, quello che si dice di voi, cioè là è stato veramente molto antipatico, veramente mi è stato sul cazzo tutte le volte che io l'ho visto. Qui invece almeno ha il coraggio di ammettere che non riescono a sconfiggerlo perché c'è questa barriera che dimezza le loro forze. Dopodiché nella pagina successiva si vede la fine ingloriosa che fanno
i nostri eroi dorati, perché lo stesso Radamante li prende e li scaraventa giù, diciamo, in questa voragine. E qui i tre precipitano, non c'è nessun intervento di nessuno, quindi non è che arrivano i cavalieri di bronzo, perché solo Leo era stato buttato giù, diciamo, dalla balconata del castello, perché quella mi sembrava effettivamente dove si trovavano loro, e quindi praticamente c'è poi l'intervento della catena di Andromeda che riesce a salvare Leo e lo tira su. Ecco, qui i cavalieri di bronzo ancora non sono arrivati, quindi i tre, nostro malgrado, precipitano nella bocca di Ade. Poi un'altra situazione che effettivamente nell'anime non c'è, o comunque se c'è un po' diversa, è che Radamante, una volta gettati i tre cavalieri di bronzo nella voragine, i tre cavalieri d'oro, perdonatemi, in quella voragine, rientra nel castello, rientra proprio nella stanza dove c'erano ancora a terra i tre rinnegati, e c'è ancora Zelos che in effetti sta facendo il gradasso con il povero Camus. Ecco, già questa è una scena che nell'anime non esiste, nel senso che c'è Zelos che fa il gradasso con i tre poveri rinnegati, soprattutto sul corpo esanime di Camus, però poi arrivano i cavalieri di bronzo che fanno fuori, soprattutto Yoga fa fuori Zelos, e poi dopo arriva invece Radamante. Qui invece la situazione, ripeto, è diversa, perché Radamante arriva ritorna nella stanza dove c'erano i tre rinnegati a terra, trova Zelos a fare il gradasso con il povero Camus, gli dice: è inutile che stai lì a perdere tempo a fare queste cose, perché tra un po' scompariranno da soli, torneranno ad essere polvere. E poi lo stesso Radamante, arrivato a un certo punto, dice che gli era sembrato che un altro cavaliere d'oro si fosse introdotto nel castello insieme ad Aiolia, ma non fa menzione di chi potesse essere questo altro cavaliere d'oro. E in più poi all'improvviso si ferma e dà un sussulto, perché si accorge di un cosmo che si stava avvicinando in maniera alquanto veloce. Ecco, questa è una situazione, ripeto, che se da una parte sembra si avvicini un pochino a quella dell'anime, ma dall'altra parte invece è completamente diversa, quindi l'anime ha stravolto anche due pagine, due semplicissime pagine. Andando poi un pochino più avanti, sempre in questo sesto ed ultimo capitolo, alla fine si scopre che quel cosmo che Radamante avvertiva avvicinarsi al castello in maniera veramente molto veloce, altri non erano che i cavalieri di bronzo che erano arrivati lì e stavano precipitando nella sala dal lucernario, no? come ci viene mostrato anche nell'anime. E quindi che cosa succede? Succede che in effetti Yoga, appena arrivato, appena precipitato lì dentro, colpisce di brutto Zelos, perché appunto si stava prendendo gioco e stava colpendo ancora il suo maestro. Quindi lo colpisce, però che cosa succede? Succede che anche qui si riescono a scambiarsi qualche battuta, del senso maestro Camus, Yoga, ma quando poi Yoga tenta di raggiungere il maestro Camus, anche questo fa la stessa fine di Sion prima di lui, ovvero sparisce prima che Yoga riesca a mettere le mani sul maestro stesso. Identica sorte tocca anche a Shura con Dragone. E quindi adesso, arrivato a questo punto, che cosa succede? Succede che Zelos, ecco, anche questa è una parte diversa che non è presente nell'anime, Zelos invoca l'aiuto a Radamante, perché in tutto questo Radamante stava ancora lì presente nella stanza ma non si era intromesso, e quindi gli chiede aiuto per sconfiggere i cavalieri di bronzo. Ovviamente aveva fatto il gradasso fino a quel momento, ora non riusciva più a farlo, ma Radamante gli risponde che Pandora li aveva convocati tutti quanti giù nel regno dei morti, e quindi dovevano andare, e conoscendo il carattere di Pandora non voleva farla aspettare più di tanto, quindi praticamente gli chiede l'aiuto, e alla fine Radamante glielo nega. E quindi il capitolo si conclude con Yoga che esegue l'Aurora Exclusion per sconfiggere e uccidere quel verme di
di Frog, quindi di Zelos. Quindi si conclude così comunque questo sesto ed ultimo capitolo. Per quanto riguarda le schede personaggio, che come sempre vi allegherò alla fine di questo video, abbiamo quella, la scheda di Seiya e la scheda di Shun con le V3 Oce ovviamente indossate. E allora ragazzi, che cosa dire in ultimo? Dunque, ripeto, ci sono state un bel po' di cose da dire anche per quanto riguarda questo volume, quindi sicuramente dovrò dividere il video in prima e seconda parte. E, niente, io tutte le piccole differenze, piccole o grandi differenze che ho riscontrato, ve le ho mostrate, le ho portate alla vostra attenzione, quindi nel prossimo video andremo ad analizzare insieme, a spulciare insieme, a leggere insieme, a scoprire insieme cosa ci riserverà questo 18° volume. Nel frattempo, ecco, lasciatemi come sempre i vostri commenti sotto, soprattutto sul fatto di Saga, se non avesse rivelato a Pandora il fatto che una persona morta di conseguenza arriva nel regno dei morti. Ecco, secondo voi, ripeto, è stato un atto di tradimento anche questo qua di Saga, perché probabilmente se lui non avesse detto nulla sarebbe andata diversa la battaglia, non lo so, insomma, ditemi la vostra in merito. Se avete riscontrato magari anche durante solo le scan che vi ho mostrato, oppure magari durante la vostra lettura del vostro manga, se ce l'avete, altri particolari, altri dettagli, altre differenze, ecco, sentitevi sempre liberi di scrivere tutto ciò che vi pare sotto i miei video, vabbè, affinché si possa crescere nella conoscenza tutti insieme. Ragazzi, io non vi voglio trattenere oltre, dunque io vi saluto, vi ringrazio, aspetto i vostri commenti, i vostri like e nulla, ci vediamo nel prossimo, quindi nella seconda parte, andando ad analizzare insieme, ripeto, il 18° volume, così ci avviamo alla conclusione, finalmente, per fortuna, di questo filone del manga. Ciao!